avremo tempo per mangiare questo ananas più tardi e per ora si trasformerà in una poltrona. Sì, ci ha sentito! Incolla un nastro di pompone ai lati. Aggiungi un sedile e la poltrona tropicale è pronta. Nora sta viaggiando attraverso l'Oceano Pacifico. Sul suo percorso trova un'isola che non è sulle mappe. È deserta? Deve controllare. La coraggiosa ragazza scende dalla barca e inizia il suo viaggio sull'isola. Questa roccia è strana. Cosa sono questi strani simboli? Improvvisamente una tribù locale la circonda. Secondo la profezia, un'onda avrebbe portato una dea bionda sulla loro isola. Nora è spaventata. Gli isolani la afferrano e la portano dai loro capi. Suonano i tamburi per festeggiare e mettono Nora su un trono di ananas. Ti dichiaro, bionda dea, regina dell'isola! Tutti gli isolani iniziano ad adorare Nora. È fantastico essere amici delle persone giuste. Questo peperone ci ha dato un'idea. Le strisce di gomma piuma diventeranno le cinghie dello zaino. Fissa il coperchio con gli anelli. Possiamo metterci dentro un sacco di soda e rimarrà fredda. Tori sta scalando una montagna. Non è facile per lei perché è uno zaino enorme. Sì, vedo il posto giusto dove fermarmi. Finalmente posso togliermi lo zaino. Vediamo cosa abbiamo qui. Prende una tenda, un tavolo e appende un'amaca. È molto spaziosa e posso fare uno spuntino alla fine del viaggio. Srotola un tappetino da lavoro. Un'arancia! La buccia ha un profumo buonissimo. La useremo più tardi. Fai qualche altro taglio e avvolgi la gonna a spirale. Le foglie di menta si sposano benissimo con l'aroma degli agrumi. Un top fatto di foglie di menta? Questo sì che è creativo! Luisa sembra un cocktail tropicale. Conosciamoci! Sono Luisa Sharon, una stilista. Ha bisogno di ispirazione. Ha sfogliato i suoi disegni e le vecchie collezioni, ma non va bene niente. Ho bisogno di qualcosa di nuovo. Forse le riviste di moda mi aiuteranno. Poi nota le arance posate sul tavolo. Si guarda i capelli e poi... Eccola, la mia musa tropicale! Luisa inizia a disegnare uno schizzo. Questo colore arancione è fantastico, è così vivace! Crea un look in stile arancia! Wow! Ora può andare alla sfilata! Gli ospiti sono in attesa di vedere le ultime tendenze della moda. La prima modella non ha ricevuto molti applausi. Questi critici sono spietati. La seconda, le tendenze informatiche sono fuori moda. La terza, ma è troppo dolce. Chi è quella? Oh, è così originale. Quel vestito è fantastico. Toc toc, Cocomero, apriti! Gloria è arrivata con un grande cucchiaio. Ovvio, le angurie sono gustosissime. L'anguria sparisce in fretta e furia. Non rimane altro che la buccia. Usa la seconda metà come base. Ciao, sono qui! Decora la vasca con un nastro di pompon. La palma ha accettato di condividere le sue banane con noi. Sì, ne abbiamo un bel po'! Il resto dei frutti va sul bordo. Aggiungi una scala, così è più facile entrare. Luisa è andata in una spa di recente apertura. Hello. La specialità del posto è l'utilizzo della frutta fresca. Le hanno offerto tutti i tipi di trattamenti. Ma lei vuole qualcosa di speciale. Wow! Va bene, abbiamo qualcosa che fa al caso suo. Questo è il nostro trattamento esclusivo, un bagno di anguria. Fa miracoli per la pelle. È davvero rilassante. Il succo di anguria nutre il corpo con le vitamine. Possiamo aggiungere altra frutta fresca e sali glitterati. Che bello! Voglio tuffarmi! Fa caldissimo d'estate. Mi serve una pettinatura diversa. Una base per parrucca è pronta. Un enorme cocco è cresciuto da un seme. Versa l'acqua di cocco.
Sì, si è rotto a metà. Guarda quanto cocco grattugiato. Applica la colla Elmer su una base per parrucca e immergila nel cocco grattugiato. Gnam gnam! È proprio come un Raffaello! Monica ha deciso di rilassarsi in acqua. L'acqua ha una temperatura perfetta per nuotare. Wow! Sono noci di cocco! Sono stata fortunata! Ne è caduta una! Scuoto l'albero e ne prendo delle altre. Potresti sostituire l'acqua della piscina con del cocco grattugiato? È inaudito! Le amiche sono scioccate! Ma il cliente ha sempre ragione! Così sostituisce l'acqua con il cocco grattugiato! Che cosa stramba! Wow! Monica si immerge così a fondo che persino i suoi capelli si trasformano in cocco! Anche le sue amiche hanno deciso di provare! Oh, è fantastico! C'è una nave pirata proprio là! Venite tutti qui! Tutti sul ponte! Bella scoperta! Riempi un piatto di latte. Fai una barchetta di carta. Stiamo salpando! Ora le fragole sono dei veri pirati. Devono solo salire a bordo della nave e tuffarsi in un mare di latte. Judy è andata in un salone di bellezza. Ho bisogno di una nuova manicure al più presto, ma voglio qualcosa di insolito. Cercherò di sorprenderti. Facciamo prima la manicure. Questo bouquet tornerà utile. Scegli la tua tonalità preferita. Aggiungi uno strato appiccicoso di smalto. Le unghie a forma di petalo renderanno felice qualsiasi cliente. Sono fresche e originali. Judy le adora. L'estetista tira un sospiro di sollievo. La pagherà con una foglia. Ha lasciato anche una mancia. Bye. Le noci sono venute ad aiutarci. Rompine una e dipingila color turchese. Grazie ad un nastro elastico, il casco rimarrà in testa. Mamma e figlia sono andate al parco. Posso giocare anch'io? Mentre la mamma si rilassa, un bambino inizia a spingere la bambina troppo in alto. Attento! Ops, è volata dritta in braccio alla mamma. Lola, mi hai spaventata. D'ora in poi indosserai questo casco protettivo. I bambini hanno deciso di fare una gara. Andiamo da quella parte e scivoliamo giù! Che bello, sto arrivando! Il ragazzo scivola giù. Lola, dai! Che viaggio emozionante! Ma ha perso il controllo ed è volata tra i cespugli. Ai, fortunatamente indossava il casco. Ehi Lola, stai bene? Sì, tutto ok, mi sono solo spaventata. Il casco mi ha salvato. La bambola ci ha portato del tessuto bianco. Facciamone un vestito originale. Ha un elegante drappeggio e un enorme fiocco dietro. Frida ha deciso di fare qualcosa di divertente. Non ho voglia di fare shopping, proverò i vestiti che ho a casa. Cosa mi metto? No, questo no. Ma all'improvviso nota un vestito rosa. Che bella tonalità, ma lo stile non è quello giusto. Come posso ottenere lo stesso colore? Cosa mi serve? Esatto, le verdure! Le barbabietole possono rendere le cose rosa! Una stilista di Lalilu ci aiuterà! Avvolgi i vestiti spiegazzati nel filo. Strofina la barbabietola dappertutto. Wow! È unico! È proprio quello che volevo! Grazie! Ora posso andare a fare un servizio fotografico. Il fotografo vuole fare il servizio fotografico nel deserto. Il vestito rosa starà benissimo con la sabbia. È un vestito trasformabile. Il fiocco può muoversi. Le foto sono fantastiche. C'è un intero mucchio di frutta secca. Deliziosa! Mettiamola sugli spiedini. Dipingi pezzi di polistirolo in modo che sembrino biscotti. Sono appena sfornati. Installa i muri di frutta secca. Ci sono delle colonne fatte di cannucce dolci negli angoli. E un tetto di wafer in cima. Gradini di frutta secca. E una casa per i golosoni è pronta! Shannon ha sbagliato strada mentre camminava nel parco. Wow! Non ci posso credere! È una casa commestibile!
Che strano, non l'avevo mai vista prima. Che bello, posso entrare e assaggiare i dolci? Oh, che buoni, non riesco a smettere. Tutte queste caramelle mi daranno tanta energia. Che fortuna, c'è un dondolo nelle vicinanze. Sì,